Gentili ascoltatori, nuovamente in diretta alle 23.03, questa è Radio Saius TV, in collaborazione con montepulciano-living.it vi proponiamo il notiziario Montepulciano Oggi Notizie. Iniziamo con la prima news, dunque commedia brillante al teatro da al Teatro De Concordi di Acquaviva, sabato 5 maggio alle 21.15 al Teatro De Concordi di Acquaviva, parcheggio a pagamento, una commedia brillante in due atti di Italo Conti, in scena la compagnia teatrale Bucchero di Bettolle. Prenotazione e prevendita biglietti, arredo Curicchi Acquaviva, da lunedì al sabato dalle 17 alle 19.30. Presentazione del libro La leggenda del pesce innamorato al lago di Montepulciano. Il 6 maggio al centro visite la casetta del lago di Montepulciano, dalle ore 17 in poi, presentazione del libro con l'autore Graziano Buchetti. Al termine passeggiata nella riserva in compagnia dell'autore. Per informazioni vi suggerisco di consultare il sito internet specifico amicilagodimontepulciano.it. Domenica 13 maggio alle 18 al Teatro Poliziano, un evento teatrale complesso e avvincente di Cristina Pezzoli e Shi Yangshi. Seguirà incontro aperitivo con l'autore riguardo al suo libro Cuori di seta, la mia storia italiana made in Cina, da cui è tratto lo spettacolo. Per qualsiasi informazioni, la biblioteca archivio Piero Calamandrei di Montepulciano. Veniamo ora al mercatino dell'antiquariato in Piazza Grande. Sabato 12 e domenica 13 maggio, Piazza Grande ospita un appuntamento mensile con espositori di piccolo antiquariato, collezionismo e artigianato per curiosare, esplorare e magari tornare a casa con ricordo d'altri tempi. Dunque, Toscana, passiamo alla successiva, Toscana Organ Festival, una serie di concerti che esaltano l'organo come strumento simbolo di fratellanza e unione di persone, di idee, di luoghi e culture diverse, di pace, con il contributo di artisti che con la musica, in particolare con questo strumento straordinario, sostengono questo pensiero di fratellanza. A Montepulciano il concerto si svolgerà venerdì 11 maggio alle 21 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. E quindi qui un appuntamento da non perdere. L'ingresso è libero. Fiera dell'Agricoltura. Dal 10 al 13 maggio alle Treberte, una località a pochi chilometri dal capoluogo, nel cuore della Val di Chiana Senese, ecco qui si tramandano ancora tutte quelle iniziative e tradizioni legate ai cicli produttivi della terra. Da molti anni con la Fiera dell'Agricoltura vengono esaltati i prodotti tipici locali e vengono esposti e anche messi in vendita attrezzature e strumenti, oltre a questo enogastronomia delle tradizioni e momenti di divertimento. Il 16 maggio, dalle 16 in poi, attività per bambini al centro visite La Casetta al lago di Montepulciano. Il tema è aquiloni, aironi e merenda. Ingresso sono 8 euro. Maggiori informazioni consultate il sito internet amicilagodimontepulciano.it. Ed ora ci spostiamo diciamo così, in altura, a circa 600 metri, nel centro storico di Montepulciano, precisamente al Tempio di San Biagio. Dopo Antonio da San Gallo, storia e restauri. Dal 22 aprile al 4 novembre, un evento espositivo di grande rilevanza per celebrare in modo adeguato il quinto centenario dell'edificazione del Tempio di San Biagio, uno dei più celebri capolavori dell'architettura rinascimentale italiana. L'occasione per visitare e riproporre l'arredo originale interno della chiesa, realizzato a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento.
500 secondo le nuove regole emanate dal Concilio di Trento in materia di apparato liturgico e di arte sacra. La mostra presenta anche una sessione documentaria che ospita immagini, dipinti, incisioni, piante e prospetti dell'interno prima della distruzione degli altari che saranno rinnovati successivamente. Leonardo da Vinci, anatomie, macchine, uomo, natura. Dal 21 aprile al 7 ottobre un grande evento espositivo che si tiene nella fortezza di Montepulciano, una mostra che vuole mettere in luce uno degli aspetti più innovativi dell'opera del genio leonardesco, per il quale macchine, corpo umano e natura sono governati dalle medesime leggi universali. Un'idea che trova l'espressione in una serie di magistrali disegni che segnano la nascita della moderna illustrazione scientifica. La mostra si articola in sezioni dedicate all'anatomia delle macchine, agli studi sul corpo umano, alla geologia e all'architettura, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30. L'ingresso, ricordiamo, è di 5 euro. Per maggiori informazioni il sito internet specifico leonardoanatomie.it. E arriviamo proprio al centro della città, della storica città di Montepulciano, al Palazzo Comunale, e parliamo della visita alla torre. Infatti la torre del Palazzo Comunale è aperta al pubblico tutti i giorni con orario 10-18. Si può accedere alla terrazza, biglietto è di 2,50 euro, o salire fino alla cella campanaria con euro 5, godendo da qui diciamo una vista stupenda sulla Val di Chiana e spaziando fino a Montalcino, Pienza e al Monte Amiata, con una prospettiva mozzafiato su Piazza Grande e su tutto il centro storico di Montepulciano. Bene, con questa notizia alle 23.10 si chiude qui Montepulciano Oggi Notizie, trasmissione andata in onda in collaborazione con montepulcianoliving.it, e vi segnalo, per coloro che ci seguono dalla Val di Chiana, anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Report in onda su Teleidea ogni lunedì intorno alle 11.30 e al martedì intorno alle ore 20. In studio Massimo Bonella, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi lascia ora in compagnia di Radio Saius e Radio Valdichiana Saius. Signore e signori, buonasera.